Ogni anno l'Ordine degli Architetti di Caserta decide di donare un'opera grafica ai propri iscritti e quest'anno, dopo tantissimi autori, tra cui anche Sparaco, che da poco ci ha lasciato, la scelta, dicevo, è ricaduta su una grafica di Arturo Casanova. Il perché di questa iniziativa e soprattutto il perché di questa scelta lo chiedo all'architetto Umberto Panarella, che è stato poi il coordinatore di tutta l'iniziativa. Agli effetti la scelta di Arturo Casanova è legata al fatto che lui quest'anno è esposto alla Biennale di Venezia con un'opera di dimensioni mastodontiche che è l'Ilmo di Ettore Firamosca. Dico mastodontiche perché è un'opera in bronzo che misura un'altezza di circa 8 metri e un diametro di 6 metri. In particolare ancora perché proprio quest'anno si è avuto un po' di disputa politica tra Italia e Francia, disputa politica in particolare per quanto riguarda i problemi dell'economia e così via, e questa disputa ci ha riportato al ricordo della disputa che si ebbe a Barletta fra i cavalieri francesi e i cavalieri italiani, a cui capo c'era proprio Ettore Firamosca, e quindi abbiamo fatta nostra la scultura di Casanova della Biennale Venezia, e a cui Enzo Battarra ha dato un nuovo titolo a tutta l'operazione artistica che noi abbiamo coordinato come Ordine degli Architetti, chiamando Firamosca "Il riscatto inizia da qui", perché è un momento storico, un momento particolarmente critico che sta vivendo la provincia di Caserta. Speriamo che noi, con il nostro operato, con l'operato di tutti elementi intellettuali che operano sul territorio, possiamo quanto prima uscire da questa situazione di stallo. E in più anche vogliamo, con queste opere grafiche che ogni anno proponiamo ai nostri iscritti, creare di nuovo quel connubio tra le arti visive e l'architettura, connubio che da un po' di tempo, diciamo da circa 50 anni, si è perso.